queste sono le avventure di Frittino il Pinguino. No, 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 no. Ma che cos'è questa cosa? La gente non vuole sentire queste pinguinate. Dobbiamo trovare un prodotto innovativo. Avete qualche idea? Io suggerirei una nuova serie di cucina. Ma sono tutti uguali i programmi di cucina. Ma MasterChef Frittino ha avuto molto successo l'anno scorso. Allora ragazzi, avete 30 minuti. Siete pronti? Via alla prova. Niente morte in TV. Ci serve qualcosa che possa intrattenere i giovani di allegro e colorato. Ci penso io. Io sono Pippo Penguin. Questo è mio cugino Frittino. Questa è mammina. E questo è bambino. Bene, ora dobbiamo trovare un prodotto per un pubblico giovane e nostalgico. Ci serve un prodotto per un pubblico giovane e nostalgico. Ed io cosa ho appena detto? Ho pensato ad una gran bella giapponesata, una di quelle belle ignoranti. È giunta la tua ora, preparati. Ricorda, niente violenza. Ok, ok, va bene, stai calmo. Caffè! Eh sì, tanto sono io che mi occupo della post-produzione degli effetti speciali. Non è mica facile fare questi effetti. Stai zitto, Strunz. Non insultare. Ma se si chiama così? Ehi, amore, volevo ricordarti di lavarti i denti, perché questa sera ci sono i miei a pranzo. Ah, grazie tesoro, non dovevi. Non so se ti quanto sono grandi. Che cos'è tutto questo casino? Torniamo subito al lavoro. Ehi, ciao Frittone, ma quando esce il prossimo episodio? Ma non dovevamo finire anche il film su Super Frittino? Avete pensato ad altro? Realizziamo un documentario, in modo tale da innalzare il livello di cultura dei nostri telespettatori. Ma nessuno guarda più documentari, ormai c'è internet. Aspetta un momento, ma dov'è finito Jack? Non lo so, però suggerirei di fare un quiz show. Bentornati a Salita Libera, sei pronto Frittino? Bene, la parte del corpo con la quale i pinguini producono il loro verso. Io lo so la risposta. Ah, tempo scaduto, mi dispiace. Tutto ciò non mi convince appieno. Proporrai una trasmissione comica in grado di suscitare ilarità in modo spontaneo. L'altro ieri mia moglie mi ha detto: hai per caso stappato tu la bottiglia di spumante? No, le dissi. E invece ero stato io. Ehi, hey, Melman! Dov'è il set per Madagascar 4? Esci dal corridoio, terza sala sulla sinistra. Ok, grazie. Andiamo, sì, sì, carini e coccolosi, perfetto, ragazzi. Grazie mille, arrivederci. Ma cos'è successo? Ho sentito qualcuno gridare. Dove cazzo eri finito? Ero al telefono con un amico. Sono giapponese. Pronto? Ho pensato ad un'altra giapponesata. Basta giapponesate, vi prego. Ash, aspetta, ti prego. Aspetta, non correre così, ti prego. Ash! Oh mio Dio! Giove Snorlax. Oh mio Dio, resteremo qui a vita! Moriremo tutti! Non usciremo mai! Ma solo a me non fanno ridere ste cose! Ehi, chi ha aperto la porta? Ragazzi, ragazzi, ho avuto l'idea della vita! Ancora tu! Apriamo una stazione radio, una di quelle che riproduce musica figa, tipo questa! Frittino al mic! I'm back, bitches! I'm ready come sto! Il pinguino tutto fare, trampo pure su YouPorn! Passo da DJ a Goku e te lo faccio sul serio! Eppure dopo sta puntata so che hai esclamato oh! Io ti ghiaccio con lo swag, al freddo sono abituato! E sono così gangsta che sai che passeggio in carro armato! Puoi pure parlarmi male, tanto io non ho le orecchie e mi amano un po' tutti, le neonate alle vette! Nonostante questo sai che il mio nemico calzino non può essere figo come Frittino il pinguino. Nonostante questo sai che il mio nemico calzino non può essere figo come Frittino il pinguino. Ok ragazzi, per oggi abbiamo finito, possiamo anche andare. Missione compiuta.